Benvenuto. Ci racconti qual è la sua missione nella vita? La mia missione nella vita, in verità, è correggere le storture, difendere le donzelle e essere paladino di tutto ciò che è bene. Io vado errando cercando di difendere i più deboli e di aiutare gli oppressi. Secondo lei ci sono ancora eroi come lei al giorno d'oggi? Purtroppo ce ne sono pochi che vivono in maniera impavida, girando e cercando le loro avventure. Ormai vivono tutti a corte e si sono tutti ingorditi e non guardano più cos'è bene e cos'è male, e invece cercano solo il proprio sollazzo. Non è forse una ricerca dell'ego? La sua. Tutt'altro, anzi, io metto da parte completamente il mio ego. Difatti, io dedico tutta la mia vita a una donzella e non a me stesso. E quindi non è autoreferenziale la mia vita, la mia ricerca di verità e le mie vittorie. Anzi, sono appannaggio di una donzella a cui io dedico tutta la mia vita, ma di cui io non anelo il letto. Anzi, me ne guardo bene. Oltretutto, le dico che le donne disprezzano chi le ama e amano chi le disprezza. È una cosa molto complessa. È stato un onore averla intervistata. Grazie. Grazie a lei.